È primavera? Facciamo i fiori? Sì, ma infommi! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi una nuova tipologia di fiori su Arte per te. Mancano i fiori infommi o gomma crepla o gomma eva, mi impappino pure a dirlo. E allora, questo materiale che abbiamo scoperto insieme da poco e che adesso impariamo anche a modellare. Oggi lo modelliamo a forma di fiori. Andiamo a vedere cosa ho combinato. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri fiori infommi o gomma crepla o eva. Chiamatela come vi pare, quella è. Innanzitutto, naturalmente, della gomma crepla, poi forbici, attacca tutto, blocca, aceto vinilica o colla per gomma crepla, potete scegliere voi. Naturalmente, questa è 6,50, tutta la colla per gomma crepla è 6,50, un tubetto piccolissimo, che naturalmente è sempre più conveniente dell'Attack, che è 6,50 un tubetto ancora più piccolo, perché mi pare che la colla per gomma crepla abbia un tubetto da 25 ml, mentre quella dell'Attack da 10 e costa 6,50, questa invece è mezzo litro e costa 6,50 e assurge totalmente alla stessa identica funzione. Ma scegliete voi quella che avete più a portata di mano. Se volete, potete utilizzare delle formine a forma di fiore. Io ho questa molto carina, ho anche questa, e questa addirittura ce l'ho. Sì, vabbè. E questa ce l'ho in diverse grandezze, quindi potrebbe aiutarmi anche a fare tutta la corolla. Vedremo. Anche questa ce l'ho in due larghezze, ma me ne servirebbe anche una un pochino più grande. Ora vediamo come fare, casomai ce la ricaviamo noi. Se no, potrete andare direttamente a mano libera, perché oggi faremo entrambi i fiori. Comunque, voglio farvi vedere anche la rosellina stile Killing, questa qua per intenderci, che vi ho fatto vedere nel video precedente, quando vi ho fatto conoscere appunto il Fommi. Per abbellire i fiorellini io userò queste sorte di pompon di pelucchio e sono proprio delle palline che servono per decorare i lavoretti dei bambini. Cominciamo subito. Prendiamo la nostra formina, quella che più ci piace, e schiacciamo forte, forte, forte la sagoma del fiore che vogliamo creare. Perfetto. Quindi ritagliamola. Se non avete idea di come fare i fiori, vi metterò nell'album, in uno degli album foto della pagina Facebook di Arte per te, un album chiamato Fiori di carta crepla, e lì troverete una serie di sagome che potreste scaricarvi o da cui poter trarre ispirazione per i vostri fiorellini. Questo della prima misura è pronto, poniamolo sulla piastra. Allora, lui sta risalendo, vedete, lui si schiaccia, si avvalla e poi ritorna di nuovo a cupolina. Quindi lo scendiamo dalla fiamma senza bruciarci, chiudiamo questi petali uno dopo l'altro, così, a mo' di bocciolino, e teniamoli casomai tra le dita finché non si asciugano completamente, perché se li facciamo asciugare così terranno il bocciolo, terranno la forma. Una volta asciutto, lui tiene la forma a bocciolo. Riprendiamo la nostra crepla. Mi viene da ridere perché ogni volta la chiamo con un nome diverso. Con un nome diverso. Se qualcuno sa perché si chiama in tre modi differenti lo stesso materiale, ce lo dica, siamo curiosi. Anche qualcuno delle case che la tratta, se vuole dirci perché si chiama crepla o perché si chiama Eva o perché si chiama Fommi, sarebbe interessante scoprirlo. E soprattutto perché non si decide di chiamarla con un nome solo. Comunque, detto ciò, ritagliamo. Mi sono armata di forbici adatte, per pigrizia non le stavo prendendo, ma e anche questo in forma. Quando è bella cupolina lo scendiamo e questo qua lo lascio raffreddare un po' più a cupolina dell'altro, ma senza stringerlo del tutto, in modo che poi il primo possa essere alloggiato all'interno del secondo. Benissimo, diamo sempre la forma con il
il nostro tagliabiscotti, però questa volta non seguirò esattamente le forme che ho impresso, ma farò un fiore leggermente più largo. Non avendo io la formina più grande, sbordo di 2 mm circa dal petalo originale. E così andate a fare fiori sempre più grandi fino a che non siete soddisfatti del grado di grandezza della vostra corolla. Può essere fatto quindi a 3 step, come a 4, 5, a 6, dipende quanto volete che diventi grande il vostro fiorellino. Ok, come vedete io ho deciso di fare una corolla a 4 step, piccolo, piccolissimo, piccolo, medio e grande. E adesso vado ad agganciare l'un fiore sull'altro semplicemente con un punto di attaccatutto. Quindi uno, inserisco e appiccico. Inserisco e appiccico. Sporco l'ultimo e appiccico. Se poi volessi che all'interno avessero qualcosa, prenderei un pezzettino di questo pompon, perché tutto è troppo, bagnerei l'interno del nostro fiorellino e andrei ad inserire questa sorta di ovattina qua dentro. Voilà, è il nostro primo fiorellino, è bello e pronto. Adesso proviamo a fare un altro tipo di fiorellino senza le formine, usando semplicemente la nostra fantasia. E allora prendiamo il giallo, tagliamo una bella strisciolina, prima un quadrato, un quadrato un po' più piccolo, un quadrato un po' più piccolo e un quadrato un po' più piccolo. E adesso, molto semplicemente, se volete potete utilizzare anche le forbici ondulate, io non lo farò, fate un cerchio che abbia un andamento ondulato, così. E da ogni quadrato ricavatevene uno, avrete così quattro cerchi via via più piccoli. Quindi mettiamoli in forma e facciamolo raffreddare all'interno di un bicchiere, dandogli l'apertura che vogliamo che mantenga. Facciamo la stessa cosa con tutti gli altri petali. Come prima, adesso incolliamo le quattro corolle una dentro l'altra. E al centro prendo una striscia di fommi viola, la taglio tutta a frangia, così lo riscaldo anche, preso ancora caldo, lo arrotolo su se stesso, punto di colla e incollo. E voilà, un altro fiorellino è bello e pronto. Questi sono fiorellini basic, proprio facili facili, alla portata di tutti. Adesso facciamo qualcosina di più impegnativo? Ritagliamo 5 quadratini piccoli, 5 quadratini medi e 5 quadratini un po' più grossi. E da ogni quadratino ritagliamo un cerchietto, un petalo anzi, più che un cerchietto. Ok? Un petalo così. Fatto il primo, naturalmente, andate di rendita. Per tagliare il petalo più grosso, niente paura, prendetene uno piccolo di quelli che avete ritagliato prima e fatelo semplicemente leggermente più grande. E adesso diamo forma ai petali. Quando sono bombati, capovolgete. Pronto, cominciamo subito. Prendetene uno piccolo e arrotolatelo su se stesso, così, upla. Quindi prendetene un altro piccolo, ovviamente la parte tagliata sempre verso il basso, bagnate di colla un po' il petalo precedente e
arrotolatelo su quello. Fate che i petali si prendano in maniera tale che la fine di ognuno vada ad essere coperta dall'inizio di un altro, ok? Mi spiego meglio. Ho questo, metterò la colla qui, prenderò l'altro petalino e, vedete, lo appoggerò proprio a metà l'appoggerò a metà della foglia precedente e il taglio della foglia verrà qui in mezzo. Su questi fiori gli incollaggi andranno tutti a colla, quindi non lesinate colla nella parte bassa del fiore. Prendiamo l'altro e voilà. E già il bocciolino è pronto. Guardate che sono più belli questi, eh? C'è un po' più lavoro, nel senso che sono meno concentrici, diciamo così, ma sono sicuramente più belli. Sempre bagniamo di colla. Prendiamo adesso un petalo di media grandezza, pieghiamolo un po' e tra a metà del primo facciamolo agganciare. Io vi ho fatto fare 5 petali per ogni grandezza, ma se volete dei boccioli naturalmente fermatevi prima, così vengono delle belle rosellone grosse. Colla su tutto, altro petalo medio e da metà fino a qui continuate, tac, e continuate ad avvolgere di petali tutta la vostra rosa, partendo, quindi poggiando il petalo nuovo a metà di quello vecchio e facendo andare sempre avanti il giro. A metà di quello vecchio si appoggia il petalo nuovo e la nostra bella rosellona è pronta. Ora facciamola asciugare, questa ci starà un pochino per asciugare, e allora cosa faccio? La prendo così tutta chiusa com'è e la adagio all'interno di un bicchiere, anche un bicchierino di carta va benissimo. Prima di farla asciugare definitivamente apriamola un po' come vogliamo che prenda la forma definitiva, eccola qua. Taglio adesso un cerchietto e faccio una rosellina gialla tipo Killing, quelle che vi ho fatto vedere anche nel video su come si usa questo materiale. Quindi la metto in forma, viene tipo buccia di limone, la scendo e si può dire che già parte del lavoro è fatto, perché adesso arrotolandola rimarrà in forma. Lo stringo e poi rilascio un pochino per darle aria e riarrotolo. Quindi inserisco dentro il pippiolino, quindi il primo pezzo, bagno di colla tutto il retro, voilà, e quindi tolgo l'eccesso e faccio aderire. Rilascio un attimo e fermo subito, giusto il tempo di dare sfogo ai petali, e poi mi fermo immediatamente e fisso, sto qui col dito tenendola finché non si asciuga completamente. Quindi con l'attack fareste un po' prima che non con il block. Voglio provare adesso a fare questi fiori così, però a farne due, vediamo, ritaglio, ne faccio un altro uguale e mettiamoli a prender forma, voilà. Adesso facciamoli un pochino più piccoli, e adesso facciamo quelli piccoli piccoli, ce l'ho quelle piccole piccole, piccole piccole, e mettiamo in forma, tac, tac, ok, e adesso assembliamo grande colla e l'altro grande a sfalzare così, medio colla e l'altro medio a sfalzare così, un po' tutti a giro giro. Prendo del fommi viola, faccio un cerchietto, lo sfrangio tutto molto a casaccio, non sto molto attenta, e lo metto in forma. Ciao, sono il mignolo e ho finalmente risolto il mio problema di capelli. Ovviamente Gabriele, questo non metterlo. E poi appiccico al centro quello più larghetto e quello più strettino, do un doppio giro anche di queste frangettine. Visto? Molto molto carino questo fiorellino, molto molto carino.
Certo, rimangono sempre fiori molto a cartone animato, non vengono con quell'effetto reale, o almeno io ancora non ci ho studiato abbastanza per farli venire, chissà, magari in futuro. Vi lascio le foto e noi ci rivediamo dopo e aspettate il video dove userò questi fiorellini. Ciao! Visto che belli i nostri fiori, delicatissimi, poi questo Fommi Crepla Eva ... ha delle colorazioni molto molto gradevoli e quindi viene proprio piacevole, dolce il fiorellino, la creazione che ne viene fuori. Io vi spingo a provare e ditemi voi come vi trovate a modellare questo tipo di materiale o che uso ne fate. Mi è venuto anche in mente di fare un uso nei bijou, intanto va bene così. Molto presto vedremo queste creazioni che abbiamo fatto oggi utilizzate in un altro lavoretto, sempre con lo stesso materiale. Ma non vi anticipo nulla. Se questo video vi è piaciuto, ritagliatemi con del Fommi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine. Vi aspetto sempre sul mio Facebook, Instagram e blog. Qua sotto trovate il link e vi aspetto sempre anche su Due Cuori Una Cappa, il secondo canale mio e di Gabriele, dove parliamo invece di argomenti gustosi. Io vi aspetto sempre numerosi, grazie a tutti per esserci così carini e così presenti e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, arrivederci, ciao!